Buongiorno ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Altro video, altro prodotto. In questo cambio di stagione tra l'autunno e l'inverno, molte pelli risentono di questo cambiamento climatico. Non so se vi è mai capitato, siete fuori, fa freddo, magari c'è anche il vento. Tornate in casa, vi accoglie questo clima caldissimo della vostra casetta. Cosa succede? Puff! Diventate Bordeaux. Questa ipersensibilità della pelle è un problema, nel senso che questi sbalzi di temperatura, piuttosto che quando fate la doccia calda e poi uscite, vi è tamponato il viso e siete di nuovo Bordeaux, tutto ciò che cosa vuol dire? Che la vostra pelle è stata sottoposta a dello stress, quindi per conseguenza tutto ciò che è il microcircolo cutaneo va in tilt. Questa tipologia di pelle, che può essere cronico in alcune persone, quindi cosa vuol dire? Ci sono persone a cui succede non spesso, e invece persone che tutti i giorni si ritrovano con questo rossore evidentissimo su gote e altre zone del viso. Queste persone sono definite con pelle sensibile. Possono essere stress dati da fattori ambientali, sbalzi di temperature, ma possono essere anche causati da scorrette, detersioni, barra trattamenti. Quindi oggi io vi vorrei parlare di un prodotto che mi ha fatto sognare. Tutto ciò che voi vedete su una pelle rossa e quando vedete questi capillari che sono visibili si definiscono nel nostro campo telangiectasie. Sono dei capillari che hanno una tonaca, ovvero un rivestimento, e con il tempo, con questi stress, tende a cedere. Cosa succede? Il capillare sale in superficie sul lato cutaneo ed è molto più visibile. Queste telangiectasie si possono comunque prevenire e soprattutto attenuare. Il prodotto di oggi è un prodotto che possono usare tutti, è però in particolar modo consigliato a pelli sensibili. Ta-da! Il nome del prodotto in questione la dice lunga. Keep Calm, che in inglese vuol dire calma. Quando viene applicata sulla pelle della persona, la persona stessa sente già un refrigerio. Che cosa vuol dire? All'interno ci sono dei particolari ingredienti studiati apposta per lenire questi rossori localizzati o anche generali. Bando alle ciance, vi dico subito che cosa c'è all'interno di questo preziosissimo tesoro. Al primo posto abbiamo l'estratto di camomilla in fiore. Vecchio rimedio della nonna, la camomilla ha un effetto calmante e disinfiammante per eccellenza. Quindi già questo elemento aiuta molto questa telangiectasia a calmarsi. Abbiamo all'interno dell'ananas, non tutti sanno che c'è un enzima particolarissimo chiamato enzima bromelina. Questo enzima è maestro del drenaggio di tutto il microcircolo cutaneo, quindi tutto ciò che è edema, edematoso, quindi infiammazione del microcircolo, tutto ciò che riguarda questa parte della nostra pelle viene calmato e drenato da questo piccolo enzima che viene appunto portato dall'elemento dell'ananas. Terzo ingrediente, tenetevi forte, abbiamo l'acido gamma linoleico. Allora, questo nome che può spaventare è praticamente un acido grasso essenziale che contiene omega 6. L'omega 6 si trova in tantissimi elementi, però per via topica, quindi cosa vuol dire? Per via cutanea, ha un potentissimo effetto antinfiammatorio. È molto utile per la nostra pelle, la rende sicuramente più elastica, la rende molto più ossigenata e tutto ciò che incontra sulla via di patogeno, quindi di microbatteri piuttosto che infiammazioni, lo va proprio a calmare. Importantissimo, se non principale, di questo acido gamma linoleico è il migliorare del 75%, quindi esponenzialmente elevato questo effetto, migliorare la funzionalità della nostra barriera cutanea, perché ovviamente la nostra barriera cutanea, o anche detto film idrolipidico, è tutto ciò che la nostra pelle produce per proteggerci da tutte le sostanze che potrebbero essere fatte penetrare anche da prodotti scorretti all'interno del nostro organismo, che possono essere davvero davvero molto pericolosi. Ultimo ingrediente di questa crema per pelli sensibili è l'acido lattico. È un alfa idrossiacido. Voi vi starete magari chiedendo: ma come mai su una pelle sensibile andiamo ad agire con dell'acido? In questo prodotto l'acido lattico ha uno scopo ben preciso. Rende la pelle più chiara, quindi i rossori localizzati vengono schiariti. Ha una capacità igroscopica. Che cosa vuol dire? Quindi è uno di quei pochissimi acidi, se non l'unico, che riesce ad inglobare, a far penetrare dall'atmosfera circostante acqua all'interno della cute. Quindi la pelle sarà più chiara, più idratata, più levigata e più luminosa. Si vede che io amo l'acido lattico, eh?
Ovviamente la posologia di questa crema è dopo una corretta detersione, quindi per la pelle più sensibile io consiglio sempre un latte detergente pH neutro, non aggressivo, anzi ovviamente scegliete il latte detergente con delle sostanze emollienti, calmanti, drenanti, schiarenti, un tonico assolutamente senza alcol, mi raccomando, dopodiché applicate su tutto il viso la nostra super crema. In questo modo avrete la sicurezza di curare e trattare la vostra pelle sensibile nel migliore dei modi possibili. Ah, quanto mi piace la cosmesi. Ragazzi, per oggi è tutto, spero di essere stata abbastanza chiara. Ovviamente come sempre vi invito a scrivervi nei miei commenti e anche nei messaggi privati tutte le domande del caso. Vi mando un mega bacio, iscrivetevi mi raccomando al mio canale per essere sempre aggiornati. Se volete avere le notifiche attivate la campanella. Let's talk about it.